una categoria del Consiglio nazionale. Ma ti sto dicendo, quello è un coordinamento, quello è un coordinamento, non c'entra niente. Un conto è il coordinamento, un conto è fare l'unificazione delle sigle, forse non sono stato chiaro. Il coordinamento è fine a se stesso. Noi abbiamo fatto il tavolo dal vice ministro Casero. Noi abbiamo fatto il tavolo del vice ministro Casero, va bene, andando in sette sigle. Io sono contento perché è un passo avanti. Mai abbiamo avuto come sigle sindacali un tavolo permanente presso il MEF. Capite l'importanza? Però andare in sette sigle con sette presidenti a me ha generato un imbarazzo. Perché l'interlocutore saremmo stati in otto, capisci? Saremmo stati in otto. Secondo lei perché nascono altre sigle sindacali? Secondo lei perché lo posso dire? Nascono perché è unificato. Facciamo solo l'intervento, scusate. Lo posso dire? No, ma molto tranquillamente. Ma tanto è un dibattito, certo, ma io sono tranquillissimo, lo posso dire. Spesso sono nate per motivi elettorali. Vuoi motivi elettorali sulla casa o vuoi motivi elettorali sul Consiglio nazionale? Sì, capisci? Questo non mi interessa il SIC o il SOE. Io ti sto dicendo, per la storia che ho vissuto io, questo è il messaggio. All'occorrenza le sigle sindacali, mi dispiace che il presidente della cassa si trovi perfetto, assolutamente, però è più un qualcosa di interno dell'associazione. Purtroppo ultimamente sono nate sigle sindacali per vari motivi, e questi sono i motivi, tanto per rispondergli. Quindi il tavolo che io ne andiamo tutti orgogliosissimi, tutti i presidenti vanno orgogliosi di questo tavolo. Tra l'altro ieri il vice ministro Casero era presente al convegno, al meeting dell'IDC, ben organizzato, anche con c'era Befera, c'era il vice ministro Casero, ma c'era Marongiu, che è il padre dello statuto del contribuente, c'erano della Corte Costituzionale, rappresentava la Corte Costituzionale, quindi bella struttura, bel convegno, bel meeting. Il vice ministro Casero è andato via, è arrivato in segreteria, ci ha mandato subito la richiesta per incontrarci nuovamente il 2, il 2 riandremo. Però capite che avere, e meno male siamo riusciti a fare quel tavolo, avere un interlocutore unico o avere sette sigle sindacali, purtroppo, a mio modo di vedere, poi sbaglierò, si perde di efficacia. Ma hai ragione. Quindi, questo io volevo dire, quello che dovrebbe essere la forza di chi comunque ci crede è di dire, bene, io sono disposto a fare un passo indietro, unifichiamoci. Questo è il messaggio che andrebbe dato. Poi rimarrà utopia? Io ripeto, ce l'ho nel mandato, quindi il tavolo è partito da noi l'iniziativa del tavolo, ecco forse anche perché ci hanno riconosciuto questo ruolo di coordinamento, è partito da noi, tutte le sigle, le sette sigle sono state ben contente e sta andando avanti il tavolo, bene, però al di là del tavolo cercare di unificare le sigle e non dare spazio, coordinandoci, non dare spazio a iniziative singole che non portano a nessuna parte, ti possono dare un minimo di visibilità in quel momento, ma non portano da nessuna parte, assolutamente, perché non hanno nessun peso verso l'esterno, e quindi concretizzare, essere efficienti, efficaci, no? Rispetto a quello che è l'azione all'esterno, questo è quello che dobbiamo, se effettivamente teniamo al bene la categoria, altrimenti facciamo soltanto chiacchiere. Quindi quello che vi chiedo è questo tipo di azione, quantomeno di iniziare un percorso, poi è difficile, lo capisco perfettamente, però se vogliamo dare seguito alle parole, purtroppo alle parole devono seguire i fatti. Grazie. Grazie Mario. Massimo intervento di carattere completamente differente, scusate, andiamo in fretta perché rischiamo di andare lunghi. Vi ricordo che in comunicazione di servizio, Uso, sentite? No. Sì, si sente? Allora, cambiamo tema e passiamo a un tema molto delicato, molto sentito da molti colleghi, dopo l'età attiva la pensione.
Alla mia sinistra il presidente della Cassa Dottori, il dottor Renzo Cuffanti, al quale va riconosciuto il merito di aver portato a compimento nel corso del 2013 almeno due risultati importanti per la sufficienza delle pensioni di domani, e cioè per il miglioramento del coefficiente di sostituzione. Voglio dire, è stata aumentata l'aliquota di computo rispetto a quella effettiva di finanziamento e è stata prevista la possibilità di utilizzare una quota del contributo integrativo versato per l'incremento del montante individuale, il che significa aumentare il coefficiente di sostituzione. Restano tra gli altri però due problemi. Dicevo prima Renzo, ti alzo la palla e tu schiacci. Il primo riguarda quello della Cassa dei Ragionieri, che soffre per mancanza di nuovi iscritti. Anche a noi interessa questo problema, sia perché il SIC è sindacato unico, dottori e ragionieri, sia perché la categoria unica nata con il DL 139 del 2005 presupporrebbe, se non una fusione delle due casse di previdenza, almeno delle sinergie, e cioè delle collaborazioni tra i due enti in un'ottica di condivisione. Abbiamo letto sulla stampa specializzata che c'è stato un recente accordo con la Cassa Ragionieri, siglato dai due presidenti, finalizzato ad incanalare nella Cassa dei Ragionieri i contributi degli esperti contabili. Io credo che questo accordo vada proprio in questa direzione di trovare delle sinergie e dei punti in comune. E chiedo se è esatta questa mia chiave di lettura al Presidente. La seconda riflessione sulla quale volevo portare il Presidente è la seguente. Ricorrono di tanto in tanto le sirene di coloro che vorrebbero ricondursi in un modo o nell'altro nell'ago del settore pubblico, dopo che faticosamente ci siamo privatizzati con il DL 509 del 94, dimostrando a tutti la nostra capacità di gestire in proprio le risorse in maniera ottimale, come risulta dal rendiconto del 2012 della Cassa di Previdenza dei Dottori e dall'equilibrio del bilancio attuariale a 50 anni che ci è stato imposto dalla legge Fornero. I sindacati dovrebbero sostenere questa causa. Pronto? È scarico. Scarico. Mi date l'altro, per favore? Dicevo che... C'è anche scarico. Ci vogliamo andare più. Andiamo a voce. Cercherò di alzare la voce. Dicevo che di fronte a questo tema della possibilità che qualcuno voglia ricondurci di nuovo alla situazione ante 94, anche i sindacati dovrebbero supportare la Cassa in queste maldestre operazioni. Sappiamo che vogliamo continuare ad essere privati perché gestiamo bene le nostre risorse, seppure siamo assoggettati a tutti i controlli pubblici ai quali non vogliamo certo sfuggire. Ma c'è comunque un rischio sempre incombente, e cioè che lo Stato sia proprio la nostra Cassa. C'è questo rischio, chiedo a Cuffanti. Secondo me dobbiamo difendere il nostro sistema ordinistico, perché se cadesse forse transiteremo all'INPS il giorno dopo. Allora, in conclusione di questa breve introduzione, dietro alle mie spalle c'è un'immagine, il chiostro di San Bernardino, per chi conosce Perugia, si trova a San Francesco al Prato. È un'immagine che evoca bellezza e tranquillità. Tu avrai capito dove voglio arrivare. Sarà così anche la nostra età pensionistica? E la parola a Renzo. Sì, buonasera a tutti. Un rapido ringraziamento soprattutto a Stefano, che io conosco da tanti anni, abbiamo fatto gli delegati insieme in casa, in un momento tra l'altro che è stato cruciale, nel senso che la tranquillità che possiamo avere oggi ha alla fine le radici esattamente nel periodo della riforma 2002. Tutto il resto, per carità, è lavoro e fatica, è l'impegno di tutti quanti noi, sono le rinunce che in qualche modo sono state fissate e stabilite dall'attività di quel quadriennio, ma come dire, è da vedere sotto gli occhi di tutti che tu per primo sai benissimo qual è l'origine della situazione in cui siamo oggi. Una situazione che ci vede tranquilli dal punto di vista degli andamenti demografici, di rendimento, anche alla fine di tenuta di quelli che sono i volumi d'affari reali.
ci lascia meno tranquilli per la seconda parte della domanda. Il tempo è relativamente poco rispetto a tutto quello che si dovrebbe dire, vedo però di andare il più schematicamente possibile a toccare un po' di argomenti. E torniamo al protocollo firmato con Cassa Ragionieri. Il protocollo è un protocollo che porta la data del 12 febbraio 2014, parte da un paio di constatazioni per arrivare poi a una serie di indirizzi. Le constatazioni sono che non è stato possibile dare esito alla previsione contenuta nell'articolo 4 della legge delega 34/2004, stiamo parlando della legge delega che prevedeva il passaggio poi del decreto legislativo 139/2005, quello che ha dato origine all'argomento. La legge delega 34 si occupava innanzitutto e soprattutto dell'ordinamento professionale e dei due ordinamenti professionali che andavano a sommarsi, a unificarsi, ma lasciava lo spazio anche all'emanazione di una serie di misure normative, legislative, a supporto di quella che avrebbe potuto essere l'attività delle assemblee nell'andare a deliberare la fusione tra i due enti. Diciamo che questa fase è una fase che è durata alcuni anni, che per delle differenze di capitalizzazione e soprattutto di avviamento demografico proiettato nel lungo periodo hanno dimostrato che il rapporto di concambio era un rapporto di concambio che inevitabilmente avrebbe trasferito valore da una all'altra, e diciamo che con questa firma diamo atto del fatto che un'ipotesi del genere si è rivelata impercorribile. Contestualmente, ed è la conseguenza diretta, le due casse concordano sul fatto che continueranno ognuna nella sua rispettiva autonomia. Fatta questa premessa, l'altro tema delicato e che era sul tavolo da alcuni anni, il parere del Ministero del Lavoro che né diceva sì né diceva no, ma rimandava a un intervento normativo che doveva essere emanato addirittura nel settembre-ottobre 2008. Noi sappiamo, viviamo in una Repubblica che è bella anche perché in due mesi dovremmo fare tutte le riforme epocali che raddrizzano la Repubblica, poi in sei anni serve un intervento normativo, guarda caso non si vede, piuttosto che ci inventano, dopo facciamo due parole anche su quello, la SRL TP nel novembre del 2011, per me faccio fatica, cioè sembra talmente lontano dire ma come dirò 11, ma stavo sbagliando. E ancora oggi non abbiamo l'inquadramento né fiscale né previdenziale di uno strumento che tra l'altro quasi 4-3 anni fa avrebbe dovuto servire a rilanciare l'attività, permettere lo sviluppo di nuove attività, di nuova economia. Insomma, non prendiamoci in giro, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Dicevo che gli esperti contabili ad oggi, seguendo la normativa, erano categoria professionale espressamente prevista da un albo che devono e dovrebbero avere una cassa di riferimento e che per la negligenza e il menefreghismo del legislatore di fatto erano destinati al mondo dell'INPS atipici, mondo dell'INPS atipici che è il mondo dei forzati e dei più fregati di tutta la storia della previdenza della Repubblica, addirittura uno scandalo. No, adesso, quello no, ma allora, la gestione INPS atipici è una gestione che fa 8 miliardi di attivo, è l'unica gestione attiva di tutto il mondo della previdenza pubblica italiana, di quegli 8 miliardi accantona 0,00, usando anche i centesimi, euro. Tutto quello che questi poveretti a contributivo mettono in quel pozzo senza fondo sparisce istantaneamente. Ed è una vergogna nazionale, non possiamo definirla in nessun altro modo. Io in questo momento ho la responsabilità e la fortuna
di fare il presidente di una cassa che tra contributi incassati e prestazioni riconosciute ai colleghi matura circa 400 milioni di avanzo, e di questi 400 milioni di avanzo 300 circa 315 320 sono riferibili ai contributi soggettivi che tutti quanti noi versiamo. La nostra è una cassa che nel 2012 ha accantonato, a fronte di 300 e qualcosa milioni di soggettivi, che sono quelli che mi costruiscono il montante, e di 400 milioni di saldo tra contribuzione e prestazioni, ha accantonato 550 milioni, perché ci mettiamo anche tutti i rendimenti che più riusciamo a ottenere sul patrimonio. Allora, il mondo della previdenza pubblica accumula 8 miliardi di contributivo che dovrebbe essere tutto accantonato per poter pagare le pensioni quando ci saranno, e se lo beve in un nanosecondo. La previdenza privata crea 400 milioni di accantonamento da contribuzione a cui riesce a sommare altri 150 milioni di rendimenti sulla gestione. Pagato le spese di funzionamento, pagato poco meno di 9 milioni di spese per il personale, pagati, e tenete in mente questi numeri, 28 milioni di fiscalità, perché l'altra vergogna di questa Repubblica, visto che parliamo di diritti del contribuente, visto che parliamo di fisco, visto che parliamo di evasori ed evasione, le casse, tutte quante le casse di previdenza dei professionisti, pagano imposte come se fossero palazzinari e come se fossero speculatori di borsa. Noi siamo pubblici e siamo sempre più attratti dal mondo del pubblico. Quando si tratta di metterci vincoli, quando si tratta di farci versare la spending review, quando si tratta di bloccarci i contratti del personale, quando cercano di venirci a dire come dobbiamo farci i nostri bilanci, ma siamo assolutamente privati quando dobbiamo dare 20 milioni sulle rendite finanziarie, 4 milioni e qualcosa di IRES, quasi altrettanto di IMU e ICI, più l'IRAP sul costo del personale. L'INPS non credo che abbia nemmeno la conoscenza del concetto di pago IRES o pago ICI o IMU. Non solo, porta a casa dalle nostre di tasche quasi 100 miliardi a copertura del suo effettivo disavanzo. Perché è inutile che ci raccontiamo che l'INPS ha 5 miliardi di disavanzo. A 5 miliardi di disavanzo dopo che ha ottenuto 90 miliardi di contributi, perché il suo buco vero sono 100 miliardi. Chiuso un attimo questo excursus, che comunque fa parte di delle tante risposte che dovevo dare, che cosa abbiamo fatto rispetto agli esperti contabili? Abbiamo sottoscritto questo protocollo che cerca, almeno per quello che riguarda Cassa Dottori e Cassa Ragionieri, che sono le due casse di riferimento dell'unificato Albo e dottori commercialisti e esperti contabili, di prevedere l'iscrivibilità dei dottori commercialisti a Cassa Dottori, l'iscrivibilità, che è già nei fatti, dei ragionieri commercialisti a Cassa Ragionieri, l'iscrivibilità degli esperti contabili fino a quando non maturano l'abilitazione al dottore commercialista e quindi si trasferiscono dalla sezione B alla sezione A dell'Albo all'interno di Cassa Ragionieri. In questo modo chiudiamo, almeno dal punto di vista della lettera di intenti e dell'indicazione che i diretti interessati, che guarda caso non stanno litigando, sono in una linea di sintonia e di collaborazione, creiamo il contenitore tale per cui gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti sanno che sezione B, Cassa Ragionieri, sezione A, ragionieri, cassa ragionieri, sezione A, dottori commercialisti, dottori commercialisti. La stessa cosa vale per tirocini, per cui il tirocinante in sezione B che vuole avvalersi della possibilità della preiscrizione si pre-iscrive a cassa ragionieri, il tirocinante sezione A, dottore commercialista, si pre-iscrive a cassa dottori, con un'ultima chiosa
che riguarda una piccolissima parte di popolazione legata a un certo numero di dottori commercialisti e qualche esperto contabile che sono comunque iscritti a Cassa Ragionieri, per i quali, per i dottori commercialisti iscritti a Cassa Ragionieri, è previsto un periodo di 6 mesi all'interno del quale, calcolando che comunque per una loro scelta la direzione che avevano preso era quella di iscriversi a Cassa Ragionieri, hanno la facoltà di rimanere in Cassa Ragionieri o passare a Cassa Dottori. La stessa possibilità viene riservata per quegli esperti contabili, oggi ancora esperti contabili, già iscritti a Cassa Ragionieri, nel momento in cui si dovessero abilitare il dottore commercialista. Il messaggio però più importante è un altro, ed è un messaggio di, definiamola, solidarietà all'interno del recinto ADE. Nel senso che tutti sappiamo perché per le proprie parti rimanere fin quando e fin come sarà possibile privati ci dà il diritto dovere di essere sostenibili. Parlando dello Stato dice che per una cassa che va in default è prevista la liquidazione coatta e non è prevista l'inglobamento da parte dell'INPS, ad esempio dell'INPDAP, in modo che poi ci pensa Pantaloni, quindi ci pensiamo ancora tutti quanti noi. Ognuno ha fatto le sue riforme, Cassa Ragionieri nel votare l'ultima riforma, che tra l'altro è andata in Gazzetta Ufficiale il 17 di dicembre, prevede comunque un minimo di flusso demografico. Minimo di flusso demografico che è indispensabile per un ente previdenziale che ha radici nel sistema retributivo. Il sistema retributivo è un sistema che non capitalizzava, come non sta capitalizzando l'INPS ancora oggi. Senza qualcuno che arriva a versare un po' di soldi per chi ha già lavorato e deve ricevere il trattamento, non è possibile avere l'equilibrio. Allora il messaggio di collaborazione e di apertura è proprio quello di dire, siccome innanzitutto dal punto di vista diciamo teorico di impostazione non può esistere una previdenza sostenibile senza un minimo di flusso demografico, noi per primi Cassa Dottori facciamo desistenza, chiamiamola, su una quota che destinata alla cassa cugina permette comunque di avere più facilmente quei numeri, quei parametri, ma anche quel fondamento logico che possa creare le condizioni per poter dire riusciamo a fare stabilità. E questo ovviamente in un ambito che è legato proprio al recinto della ventina di casse che fanno parte del mondo della previdenza privata. Nel senso che al di là di tutto già le mire sono tante, come dire, gli artigli si vedono, se in più ci presentiamo anche indeboliti dal fatto che la nostra sostenibilità o di qualcuna delle casse si infrange, poi diventa molto più difficile riuscire a fare baluardo rispetto agli appetiti che vediamo in maniera molto molto chiara. Da questo punto di vista un'altra delle ipotesi che ci sono e sono contenute anche nel disegno di legge Damiano è la creazione di un fondo di solidarietà intercasse. Perché obiettivamente diciamo che fare solidarietà una a favore dell'altra diventava pesante, se però il mondo ADE che pesa 8 miliardi di contributi all'anno riesce a staccare una quotarella a sostegno di chi in quel momento si trovasse in difficoltà, diventa ovviamente un ragionamento già un pochettino più facilmente sostenibile. E quindi ad oggi noi abbiamo offerto volentieri la sponda per dire c'è comunque un flusso demografico, vediamo in prospettiva in sede ADE di riuscire ad andare a prendere anche delle altre risorse che ci permettano di stare il più possibile per i fatti nostri. SRLTP invece, ne approfitto perché questa direi che ecco l'ultima cosa, noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità, abbiamo sottoscritto il protocollo, l'abbiamo ufficialmente presentato al Ministero del Lavoro, è evidente che poi l'iniziativa deve essere normativa. Cioè il quadro sarà chiuso solo quando questa benedetta Repubblica sarà riuscita a mettere anche nero su bianco quello che sono, penso, poco più di un comma, ma che quando serve compare addirittura notte e tempo, fregandosi di quelli che sono gli annunci del Consiglio dei Ministri. Quando invece non interessa, dopo anni non si vede ancora niente.
Dicevo che questa invece è proprio un'anticipazione su cui comunque lavoreremo velocemente. SRLTP, per quanto siano pochissimi i soggetti che attualmente sono già iscritti e attivi, abbiamo anche qui organizzato un tavolo di coordinamento Cassa Dottori, Cassa Ragionieri e Cassa Consulenti, perché sono tipicamente quelle con cui è più facile che si creino delle collaborazioni professionali, per andare a segnare un percorso che dovrebbe essere di questo tipo. Ammesso, e direi speriamo noi da questo punto di vista non ci siano cambiamenti dell'ultima ora, che il reddito che la SRLTP produce è un reddito di tipo professionale e che verrà tassato in quadro H, tanto capiamo tutti di cosa sto parlando, come quella di un'associazione, diciamo, e quindi la quota di contributo soggettivo che ognuno di noi viene chiamato a versare è quella ed è in proporzione alle quote che detiene nella SRLTP. Il problema è dato per scontato che la SRLTP applica l'integrativo al 4%, e su quello non c'è dubbio possibile, perché l'articolo 11 della legge 2186, per quanto ci riguarda, ma poi la formulazione, cambiando il numero e l'anno della legge, è identica per tutte e tre le casse, dice che tutti i soggetti iscritti all'anno e la SRLTP, almeno dall'emanazione del decreto attuativo, è soggetto che si deve iscrivere all'albo, che sia persona fisica o persona giuridica, poco importa, è comunque soggetto iscritto all'albo, deve riversare il contributo integrativo che applica sui corrispettivi da svolgimento di attività professionale. Quindi che la SRLTP applichi il 4% non esiste dubbio. Che produca reddito professionale, ce lo dicono quel disegno di legge semplificazioni che è del luglio dell'anno scorso e non sappiamo più che fine sta facendo, ma lo prendiamo per buono. La quota di soggettivo a quel punto segue il quadro H, la quota di integrativo pari a quel soggettivo non è neanche in discussione, rimane la quotarella di fatturato riferibile alla quota di capitale o comunque di collaboratore tecnico e non professionale. Allora, la proposta che noi ci siamo discussi, su cui ci siamo fatti d'accordo e che abbiamo portato al Ministero del Lavoro e che dovrebbe diventare delibera di indirizzo dei rispettivi consigli di amministrazione, è che tutto l'integrativo, per cui fatta la proporzione a 100 di quello che sarà la quota di reddito professionale, verrà comunque attratta nel modello di dichiarazione del professionista. Per cui il professionista verserà la sua quota di soggettivo e una quota un pochettino maggiore di integrativo, in modo da andare a riprendere il 100% dell'integrativo di fatturato. Di fatto noi non avremo la necessità di andare a iscrivere, avere come contribuente la SRLTP, perché tutto l'integrativo e la quota di soggettivo corrispondente vanno in quello che per noi è il SAT ed era il vecchio modello A. Con quale vantaggio? Innanzitutto con il fatto che gli interlocutori sono sempre la cassa e il professionista persona fisica. Secondo, per quanto ci riguarda, riprendendo la citazione che facevi tu Stefano sulla introduzione del meccanismo della cosiddetta legge Lopresti, se io permetto al professionista di caricare più integrativo, calcolando che quella quota di integrativo va a rinforzare il suo montante, di fatto sto permettendo al professionista di fare un pochettino in più di quello. E anche questa è un'iniziativa, nella latitanza totale di chi se ne dovrebbe occupare, presa dalle casse, gestita autonomamente, riscontrata col Ministero del Lavoro, su cui io penso che già per la tornata di dichiarazioni di volume d'affari e redditi 2014 riusciremo a fare avere a tutti gli iscritti informativa. Per cui ripeto, sicuramente c'è spazio per la collaborazione. Rispetto a quell'ultimo richiamo sul sistema ordinistico, devo dire che da questo punto di vista c'è una situazione di lieve allerta per quanto mi riguarda, su determinati colloqui che comunque si sono sviluppati, poi compaiono, poi scompaiono, legati alla possibilità di far entrare nella demografia di Cassa Ragionieri anche soggetti, lavoratori autonomi ma non professionisti.
Su questi devo dire che io da presidente